Un po' in tutto il mondo dei social ci sono animalisti da selfie e ci sono animalisti del fare, ecologisti da selfie, delle dirette ed ecologisti appunto che si impegnano, si sporcano le mani per fare qualcosa. Deve sapere, questo anche per sincerarle, che sensibilità animalista è il nostro paese, soprattutto in periodi di lockdown. Avevamo un mondo animalista bloccato dal fatto che non si potessero fare staffette, animali abbandonati. Noi stessi siamo intervenuti anche con le prefetture per cercare di capire il DPCM dove potesse portare i volontari a uscire fuori dal proprio comune e dove no, e soprattutto avevamo colonie, anche colonie quindi abbandonate. Sempre per il discorso, noi non siamo il partito del cane e del gatto, ma quello che cerca di fare la barriera sociale, insomma, quantomeno agli interessi del nostro Stato. C'era Carmine Mundo, appunto, che le presento, che si è inventato su casetta che ogni supermercato e ogni negozio raccogliesse cibo per gli animali. Abbiamo avuto contatti da tutta l'Italia che aveva bisogno di cibo. Abbiamo addirittura anche organizzato un mail bombing su Palazzo Chigi, perché appunto non c'erano le staffette, le sterilizzazioni non c'erano, non era possibile fare staffette tra regioni, ci hanno segnalato di aver bloccato la mail di Palazzo Chigi, sostanzialmente. Quindi questo per far capire quanti sono gli animalisti, quanto è forte la sensibilità animalista, e sicuramente Carmine ci potrà dire la sua esperienza nella prima giornata di raccolta firme, che ha dimostrato e soprattutto si è sincerato. Davvero pensavamo di essere in quattro a raccogliere le firme, quanto le persone hanno aderito e quanto le persone sentono questa legge, questa proposta di legge, che non solo arriva in Parlamento, ma venga approvata. Sì, buongiorno e ringrazio l'onorevole per questa sensibilità, per appoggiarci a raccogliere le firme per questa legge denominata Angelo. Ricordo a chi non lo sapesse, Angelo è un cane di quartiere del Cosentino in Calabria, dove fu prelevato da quattro ragazzi e si è iniziato, impiccato solo per divertimento, è stato ripreso con Facebook, quindi hanno anche messo il video in rete, giusto per divertimento, quindi si è ammazzato un cane per divertimento. La cosa più che era triste è che noi crediamo di essere i proprietari del mondo, ma se la natura ha creato animali, verde e uomini, c'è un perché. Quindi nessuno ha diritto di distruggere la vita di un'altra essere vivente. Questi quattro ragazzi che hanno fatto, diciamo, questa atroce vendetta a questo cane che hanno ammazzato, sono stati condannati a 16 mesi a piede libero perché erano incensurati. Quindi io mi spavento di questa cosa, significa che siamo 60 milioni di abitanti in Italia. Diciamo che siamo tutti incensurati, abbiamo un bonus per ammazzare un'altra vita, quindi questa cosa mi spaventa tantissimo. Io penso che questa legge, l'Italia, la nazione, deve avere questa legge che fa parte, tra l'altro, siamo una nazione civile, quindi una legge che va legiferata, una legge che dà delle pene e delle pene certe soprattutto, che spesso, come vi avevo raccontato, non vengono, diciamo, penalizzati chi fa questi tipi di reati. Per quanto riguarda le firme che stiamo raccogliendo, noi 15 giorni fa abbiamo messo 14 comuni della provincia di Caserta, in giro di 2-3 ore avevamo più di 150 moduli che sono volatizzati. Quindi il tema è molto sentito, la gente vuole, mi rivolgo all'onorevole Fassina che ci dà una mano e porta questa legge all'attenzione della Camera dei Deputati. La gente vuole questa legge, i tempi sono maturi, c'è una sensibilità fortissima in tutti, diciamo, le varie istituzioni. Bisogna fare ancora tantissimo, noi ci riusciamo. C'è il Partito Animalista Italiano, che non è un partito dei selfie e delle fotografie che spesso vediamo negli anni, abbiamo visto con agnellini e cagnolini, giusto per raccattare voti. Noi facciamo le cose e poi le facciamo vedere. Grazie.